Siamo con Pacione, portiere della Buona Onda, una prestazione probabilmente una delle migliori di quest'anno, se non la migliore, una vittoria importantissima contro la terza forza del campionato. Soprattutto ci è piaciuta la vostra reazione d'orgoglio dopo un inizio molto difficile. Ha funzionato davvero tutto in questa circostanza? Sì, è stato un bel sabato, diciamo che siamo andati sotto 2-0. Abbiamo ribaltato bene, benissimo, giocando bene, molto cuore, difesa. Siamo contenti di questa vittoria, una bella vittoria è stata per chiudere le feste in bellezza, diciamo. La prestazione sicuramente corale è stata molto positiva, anche da parte tua che hai effettuato moltissime parate. La sensazione è che con dei giudici ristabiliti al 100% questa squadra può fare un tutt'altro campionato. Sì, il Bomber ha dato una mano, ha giocato all'inizio 5 minuti, ha fatto 2 gol e ci dà una mano, se si riprende con questo ginocchio ci dà una grandissima mano, è forte il Bomber e speriamo che ci può dare una mano dopo le feste. Siamo con Argentini, direttore sportivo della Buona Onda. Il modo migliore per chiudere questo 2017 era una vittoria molto importante, una vittoria ottenuta attraverso l'abnegazione e il sacrificio, una bella prestazione di squadra da parte della tua società. Sì, una bella prestazione, mi aspettavo questo risultato anche perché erano parecchie gare e veniamo da risultati negativi. Stiamo lavorando, abbiamo preso 2-3 persone per aiutarci a poter andare avanti per scalare questa classifica che a mio modo di vedere non ci rappresenta per niente, però tante volte, come abbiamo visto anche i primi episodi, siamo noi che regaliamo tante cose agli avversari. E diciamo che per quanto riguarda la prestazione di questo pomeriggio, sicuramente ciò che ha funzionato, la parte offensiva, tanti pericoli, 5 gol, potevano arrivare probabilmente altre 5 reti. Dal punto di vista difensivo, qualche errore probabilmente dovuto alla deconcentrazione. Qual è la tua visione, la tua analisi? Secondo me i ragazzi devono mettersi in testa di poter lavorare ancora duramente, perché ogni tanto, anche io sono sempre agli allenamenti, lavorano saltuariamente, diciamo. E infatti faremo un richiamo di preparazione sotto Natale, dove il mister Dante Marcelletti li farà correre abbastanza per poter arrivare alla prima dell'anno in modo un po' più adeguato rispetto a queste partite.